mangiare bene, sano, con intelligenza. I prodotti del territorio sì, ma che devono essere buoni, però, perché se sono prodotti del territorio cattivi è meglio mandare un prodotto che abbia viaggiato piuttosto. Questo, bere una buona bottiglia, questo lui può dare a sua fazione, perché uno che si è abituato bene fa fatica a tornare indietro. La qualità della vita, una volta presa, una volta... E secondo me, se c'è qualcosa che può fare la politica, è aiutare questa cultura, cioè abituare gli studenti delle alberghieri, ma un po' tutti, cominciamo dalle scuole elementari, a fargli capire che cos'è un branzino e che cos'è un'acciuga. Per carità, con tutto il rispetto delle acciughe, ci possono essere... Una volta a settimana si può mangiare anche acciuga, ma una volta a settimana si può mangiare anche branzino, cioè, voglio dire, o aragosta, no? Cioè, e quando ti abitui bene, poi non torni più indietro e fai una vita migliore e fai una cosa, e muovi, fai muovere più soldi, crei economia e crei migliore, cioè, e migliora tutti. Cioè, questo secondo me è una cosa che si può fare, perché fare padiglione al Vinitaly per la regione Veneto. Non lo so, cioè, se veramente vale la pena di spendere cifroni, non vedo che non ci deve essere, però cifroni per poi fare il giro e farsi vedere più o meno in campagna, vabbè, però lascia il tempo che trova, mi spiego, perché lascia il tempo che trova. Secondo me è di fare delle cose serie, non so, lavorare scuola enologica di Conegliano, beh, io parlo di vino, ma oltre al vino c'è la birra, ci sono i succhi di frutta, cioè, c'è un mondo che nella qualità dell'agroalimentare che è immenso, mi spiego, cioè, conoscere i grandi cuochi, le grandi cose, fa solo bene, eh. Cioè, io sono stato amico intimo di Gualtiero Marchesi, ma io da Gualtiero Marchesi ho imparato moltissimo. Ho imparato a riassaggiare il mio vino con il cibo, con l'abbinamento, mi spiego. E certamente questo aiuta, e se io, che sono stato, mi definisco così, sono stato esposto a queste esperienze di grande qualità, dopo l'esposizione c'è una fase di incantazione, che però dentro ti resta questo contatto, anche una folgorazione che può essere anche solo temporanea o un'infatuazione, però poi ti rimane nel tuo sedimentato, nel tuo vissuto. Si potessero esporre molte più persone alle contaminazioni che ho avuto io penso che sarebbe molto utile, sì, perché non si torna più indietro, cioè, una volta toccata la qualità la si deve ritoccare, cioè, dà assuefazione. Io dico, i vini di Maculan danno assuefazione perché sono buoni. Se non bevi vini di Maculan, devi bere un vino altrettanto buono, però, cioè, non è che devi necessariamente bere vino Maculan, però se tu entri nel mondo dell'alta qualità, lì la mantieni, capito?